il maghetto Ginevra. Carletto e faccio tantissime magie. Mi credete che sono un mago? Mi credete che sono un mago? Tu mi credi che sono un mago? Bimba, mi credi? Vabbè, allora. Va a metà. Allora ti dimostrerò che sono un mago vero. Allora, io vorrei tanto essere un principe, lo sapete? Un principe vorrei essere. Ma per essere un principe uno di cosa ha bisogno? Di una... Rispondi. Lilletetta! Di una principessa! Allora, aiutatemi con le parole magiche. Ve lo dico io. Farò comparire qua una vecchietta, che è la mia nonnina, e la trasformerò in una magnifica principessa! Siamo pronti? Eccola, tutti insieme, diciamo, bitivi, bolivi, buci, proviamo? Vai, uno, due, tre, bitivi! Bolivi, bu! Ah, voi dal telefono non vi ho sentito, riproviamo? Bitivi, bolivi, bu! Ma che succede? Ma chi mi ha chiamato qua? Mannaggia, io stavo dormendo. Carletto, hai sei tu Carletto, che cosa hai ricombinato questa volta? Io stavo tanto bene a dormire nel divano. Nonna, ascolta, oggi farò una magia, ti trasformerò in una bellissima principessa. Carletto, che bello! Ho sempre desiderato essere una principessa. Allora, vai, io intanto mi trucco. Ma nonna, non ti devi truccare, ti faccio diventare io una principessa. Allora, bambini, siete pronti? Sì! Cambiamo parola magica. Ginevra, quale parola magica vuoi che usiamo questa volta? Quale parola uno? Sempre quella? E voi invece dal telefono che cosa mi dite? Vediamo, ma voi scrivete una parola magica che dopo servono altre, eh? Allora, va bene. Adesso la mia nonnina sarà una bellissima principessa! Vedivi! Bodivi! Boo! Se lo viene a sapere il mio maestro, perché io non sono un bravo mago. Allora facciamo una cosa, io sono un po', sì, sono un bravo mago, ma sono un po' pasticcione. Allora aspettiamo qua, vado a cercare la mia nonnina. Se vedete il mio maestro è un tipo un po' brutto, è un po' antipatico, non glielo dite che io ho fatto la confusione. Via, ciao. Oh, ma dove sarà finito Carletto? Mi sparisce tutte le volte. Carletto! Avete visto Carletto? È andato sotto, nella sua nonnina. È andato sotto a cercare la sua nonnina. E perché andare a cercare sua nonna? Che non lo sa dove sta la nonna? E te? Non mi dico... L'ha fatto un'altra volta? Ha fatto male il pasticcio con la sua magia? No? Sei sicura? Sì! Ma speriamo bene! Nonnina! Ma... Carletto, qui si urla nell'orecchio? Non ti avevo visto, capo! Scusa, maestro, scusa! Senti qua, che ce la fa con tua nonna? Così la chiamavo. Carletto, dimmi la verità, hai fatto sparire un'altra volta tua nonna? Eh? Ma io... Di la verità che mi hanno detto tutto questi, eh? Va bene, è sparita la nonna, ora non so come fare. Carletto, è possibile che sei così pasticcione da fare tutte le volte queste scene? Allora, devi dire la magia, devi dire la parola magica. B. Bo, bu, bimbi,
sparisci? No, è un'altra, si faccia gli affari fuori lei, signorina. Allora, questa è la magica. B, bo, bu, comparisci di nuovo tu. Ma, maestro, non si dice comparisci. Per la parola magica si dice testone. Aia, ho sbattuto il latino, che dolore. Allora, pronti? Sì. Vai. B, B, bo, bo, bu, bu, comparisci pure tu. Maestro! 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 No! Questa volta l'ho fatta proprio grossa! E poi come faccio? Oh, bambini, aiuto, mi aiutate! Conoscete qualche parola magica fortissima per far tornare? Ma come con quella ho fatto un macello, un'altra, che ne so, simsalabim, 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 abracadabra, quale vogliamo usare? La. Abracadabra. Allora, però per l'ultima volta, che se sbaglio stavolta, il mio maestro mi calcia a pedate nel sederino, no! Allora, pronti? Mammi, concentrati, che mi raccomando, urlate più forte che potete, eh? No, abbiamo detto abracadabra. Alla. Uno, due, tre. Abracadabra. Maestro, la riproviamo più forte. Uno, due, tre. Abracadabra. Carletto, hai fatto di nuovo le parti. Il pasticcere, come si dice, il pasticcione con le magie. Mo adesso hai fatto sparire tua nonna e mi hai fatto le... Ma maestro, dov'è nonna? Dov'è nonna? Lo so io dov'è, pasticcione. Tua nonna è ricomparsa nel tuo lettino. Ma mi prometti che non fai più queste magie? Ma maestro, ormai sono diventato bravo, eh? Guarda, attappati le orecchie. Allora, bambini, ascoltate, io questo non lo sopporto più. Lo facciamo sparire? No! No? Sì, invece. Lo facciamo sparire. Simsalabim, tutti insieme, eh? Simsalabim! Maestro, vieni su. Eccomi, dì. Adesso facciamo la magia. Ti faccio diventare più bello. Pronti? Uno, due, tre, sì, ditami! Sparisce gli affari lontano da qui! Oh, bambini, non lo sopportavo proprio più! Finalmente una magia mi è riuscita! Ciao, bambini! Vado a trovare la mia nonna! Finalmente posso essere un mago! Sono riuscito quasi tutte le magie oggi! Ciao! Oh! Che fine hanno fatto gli attori? Io pensavo che mi ero addormentato. Dove sono andati i miei amici? Li avete visti? Sotto. Sono andati via, no? Loro sono dei maghi. Ginevra. Che pasticcio per caso? Sì. Uno. Uno solo? Sì. Vabbè, sono dei maghi un po' pasticcioni, ma sono amici, ti vogliono bene. Glielo facciamo un applauso? Bravi! Grazie! Ciao! 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 Ah, ho sbagliato! Mi ero scordato la manina. Allora, bambini, adesso facciamo una cosa. Questo è il secondo appuntamento con la diretta del Mondo Incantato per i burattini! Vi aspettiamo tutti i giorni alle 4:30. Se vi è piaciuta la storia, ditemelo nei commenti. Siamo pronti? 1, 2, 3, ciao a tutti!